di questa forma di poesia, ma perché, come c'è chi mi chiede curiosità sul sonetto e così, c'è anche chi mi domanda, ma perché le scrivi? Ma dice, perché molte volte magari è vero, si può scrivere di, come ha detto Riccardo, di momenti allegri, di gioia, di emozioni, ma mi capita di scrivere sonetti anche in momenti meno belli e meno brillanti. E allora magari in questo caso chi li legge dice, ma perché scrivi sonetti anche in queste situazioni? Eppure la poesia, mettere, diciamo così, i versi in fila, può essere d'aiuto nel momento di gioia e di felicità, come nel momento un pochino meno bello e più triste. Tanti cari amici mi hanno detto, così per far solo un commento, che insomma il mio uso del sonetto per descrivere sempre ogni momento non è mai il modo più perfetto di mettersi a parlare di un tormento. O comunque, si è detto con rispetto, che il silenzio è l'unico argomento da usare bene in mille situazioni. Però lo sapete che io sul personale provare a raccontare le emozioni con la forma che il vernacolo ha insegnata è come tentare di starci meno male. E se mi riesce, facci anche una risata. Quello che spero magari nell'arco della serata.